Torniamo a fare un bel giro in Giappone con letture giapponesi. Lettrici, ben ritrovati o ben arrivati sul mio canale. Io sono Martina, qui si parla di libri e oggi in particolar modo si parla di letture a tema Giappone, un paese che io amo moltissimo, sono affascinata dalla cultura e dalla letteratura giapponese e quindi come già è capitato in passato vi voglio dare qualche consiglio a tema. Il mio mese di ottobre è stato proprio segnato dalle letture giapponesi, è stato il mio mood, quindi ho 5 titoli da proporvi. Troverete poi qui sul canale nella playlist tematici gli altri video di questa stessa serie se siete incuriositi affascinati anche voi come me da questo bellissimo mondo. Cominciamo quindi con il primo di oggi, un libro di cui vi ho parlato di recente anche in un altro eh, video, ma mi sembra opportuno inserirlo pure qui e si tratta di Blu quasi trasparente di Ryu Murakami. Libro edito in Italia dalla casa editrice Atmosfere che ha una sezione proprio dedicata alla letteratura asiatica e la traduzione la devo guardare perché non me lo ricordo mai, è di Bruno Forzan. Blu quasi trasparente è un libro molto forte, è un libro che io in un video, appunto recente, ho associato a eh, meno di zero di Brettis Stonellis. perché esattamente come in quel libro, anche qui Ryu Murakami ci vuole raccontare una fetta della società giapponese, adolescenti, giovanissimi che hanno perso la bussola, che non hanno assolutamente un senso dei valori, non hanno punti di riferimento e vivono una vita fatta di eccessi, eccesso nel consumo di stupefacenti, nel consumo di alcol e una grandissima promiscuità sessuale. Questo autore non ha alcun pelo sulla lingua e non si pone nessun tipo di riservo nel descriverci in maniera estremamente esplicita incontri punto, promiscui, orge vere e proprie fra i protagonisti di questa storia e soldati americani di stanza in un centro militare vicino alla cittadina dove si svolge la storia. Il narratore è un alter ego del, del, dell'autore, si chiama Ryu pure lui, ed è un ragazzo molto confuso. È un ragazzo che vive una vita allucinata, che appunto anche a causa di questo consumo continuo di stupefacenti ha una percezione della realtà che non è tangibile, non è reale, è una realtà quasi psichedelica costantemente. Quindi quello che noi percepiamo è molto confuso ed è proprio la volontà dell'autore quella di restituirci un ritratto. Per l'appunto confuso, molto dissonante e stonato di questa adolescenza bruciata. La bellezza, però, del romanzo, secondo me, è il fatto che Adigo Murakami non è un autore eh, di eh, romanzi pornografici, non stiamo parlando di questo, ma è un autore che ha saputo denunciare attraverso questo tipo di letteratura spietata con una scrittura proprio da sala operatoria, un senso di malessere e disagio che è una componente generazionale e tra l'altro alterna queste descrizioni appunto molto Esplicite con dei momenti di pura poesia. Vi voglio leggere un passaggio breve per farvi capire qual è lo stato d'animo di questo nostro protagonista nei momenti in cui ha come dei barlumi di nuovo contatto con la realtà. Ci dice. Non capisco bene neanch'io cosa dovrei fare. So solo che in India, per esempio, non ci vado e non c'è neppure un posto in particolare dove mi piacerebbe andare. In questo periodo me ne sto spesso da solo a osservare il paesaggio fuori dalla finestra. Passo un sacco di tempo lì a guardare la pioggia, gli uccelli, più semplicemente quelli che passano per strada. Posso rimanere lì a guardare all'infinito ed è sempre divertente. Ecco, è questo che intendevo dire quando ho parlato di vedere le cose non so perché, ma di recente i paesaggi mi sembrano di una freschezza, di una novità straordinaria. Sono quei momenti rari in cui il protagonista si riconnette con la realtà, e nel momento in cui tocca la realtà, si accorge che in effetti. C'è della bellezza, che lui sta sfuggendo, lui e tutti i suoi coetanei, perché sono travolti da questo non vivere, da queste droghe che gli appannano il cervello e che sembrano essere il modo migliore per affrontare la realtà, ma che in realtà sono soltanto, appunto, una fuga. Un romanzo straordinario, durissimo, violento. È un colpo di spada questo, questo romanzo, pubblicato fra l'altro nel 1976, e vincitore della Kutagawa, che è il premio giapponese più famoso. Famoso e eh, importante per quello che attiene la letteratura. Il secondo libro di cui voglio parlare oggi, per me, è una rilettura e si tratta di un racconto di un altro murakami, il mio adorato Haruki Murakami, ossia Sonno. Questo libro in italiano è tradotto da Antonietta Pastore ed è fra l'altro illustrato da Kat Mashlink ci sono delle illustrazioni bellissime. Questo racconto ci narra la storia di una donna che soffre di un tipo particolare di insonnia, non si può nemmeno definire un'insonnia vera e propria, perché lei non è che dorme poco, ad un certo punto semplicemente smette di dormire. Non ha più sonno ed è sempre perfettamente vigile, sempre perfettamente presente. Comincia a le sue ore notturne dedicandosi a delle attività per le quali prima non aveva tempo, come per esempio la lettura divora Anna Karienina perché finalmente ha il tempo necessario per poterlo fare. Tuttavia questo improvviso dono, questo tempo che sembra esserle stato donato dal cielo, ha tanti aspetti negativi. Questo essere sempre presente, essere sempre connessa, essere sempre in sintonia e con la realtà, essere sempre eh, sulla stessa lunghezza d'onda della realtà, non le permette mai di staccare da essa, di prendere un respiro, di prendere una sosta. E quella realtà che le sembra adesso accessibile però... Appare anche mostruosa. Io credo che questo romanzo si possa interpretare in tantissimi modi diversi e che lasci davvero tantissimo al lettore. Quando l'avevo letto per la prima volta mi aveva trasmesso delle emozioni di vario genere, ma rileggendolo adesso, al tempo della pandemia, al tempo in cui non tutto ciò che è intorno a noi è perfettamente afferrabile e comprensibile, mi ha aperto delle nuove possibilità di lettura e di interpretazione. Murakami ci porta dentro un mondo che appunto è surreale, un mondo dove non tutte le cose hanno una loro spiegazione, hanno una loro chiarezza, hanno una direzione appunto nitida un punto di arrivo delle coordinate con le quali potersi orientare e io credo che in effetti questo modo di raccontare la realtà sia molto più pertinente a ciò che stiamo vivendo noi oggi di quanto pensiamo. La realtà nella quale viviamo non è perfetta così come succede dentro un racconto giallo. È una realtà nella quale comprendiamo molto meno di quello che pensiamo, è una realtà inafferrabile, è una realtà che ci stupisce, che ci sconvolge, che ci inquieta, oggi più che mai. Quindi oggi più che mai leggere Murakami è estremamente confortante. I prossimi due libri invece riguardano entrambi uno scrittore, uno degli scrittori più grandi e potenti che la cultura e la letteratura giapponese abbia fatto nascere e vivere. Vi sto parlando di Yukio Mishima, uno scrittore appunto grandioso di cui ho letto due libri, o meglio uno è proprio un libro suo e un altro è un libro su di lui. Ho letto e vi consiglio assolutamente Confessioni di una maschera appunto di Yukio Mishima in questa vecchissima edizione. E' condizione pubblicata dalla Repubblica usciva con questi libri con la Repubblica fa una cosa tipo vent'anni fa, è un'edizione appunto molto datata, ma ancora assolutamente valida con la splendida traduzione di Marcella Bonsanti. Vi dico splendida traduzione perché la difficoltà maggiore eh, nel tradurre, nel leggere Mishima è proprio il suo stile. Lui aveva uno stile altisonante, andava a ricercare dei kanji, cioè degli ideogrammi molto rari e anche molto antichi e lo faceva per dare alla sua scrittura un timbro elegante e raffinato, ma anche molto originale, quindi difficilissimo da tradurre, non oso immaginare quanto sia stato complicato riuscire a eh, eseguire un'operazione di questo genere. Il Confessioni di una maschera esce nel 1948 ed è stato un libro sconvolgente, un libro che ha lasciato senza parole moltissimi lettori e che ancora oggi è un cult davvero a livello internazionale. È un grandissimo classico della letteratura, è un romanzo di formazione, ma è anche uno spaccato straordinario sulla vita di una persona e sulla società giapponese all'epoca della seconda guerra mondiale, perché è ambientato proprio a cavallo fra gli anni 30 e gli anni 40 è, appunto vi dicevo, una sorta di romanzo autobiografico perché... Ci racconta l'infanzia e l'adolescenza di Yukio Mishima, che però per questo romanzo utilizza uno pseudonimo, un, un personaggio fittizio che è il suo alter ego. Ci racconta la sua infanzia dura, quando fu strappato letteralmente dalle mani della madre per essere cresciuto da una nonna arpia che lo ha tenuto sotto le sue grintie e l'ha cresciuto dentro una bolla, praticamente dentro, sotto una campana di vetro, impedendogli in effetti di comportarsi come un ragazzino, un ragazzino normale come tutti gli altri. E poi in questo romanzo ci racconta in particolar modo la sua condizione di disagio, la sua confessione di una maschera. Perché confessione di una maschera? Perché lui ad un certo punto si accorge che non può comunicare con il mondo ciò che effettivamente prova e quindi deve indossare una maschera per celare agli altri le sue effettive pulsioni, quello che prova, quello che sente. Stiamo parlando della maturazione della sua pulsione omosessuale, la sua attrazione. Lui è attratto dai ragazzi dello stesso sesso e ci racconta come nasce questa attrazione. Ci racconta anche episodi molto diretti, come la prima volta che ha provato piacere fisico, e lo ha fatto quando guardando l'immagine, la stampa su un libro del San Sebastiano di Guidoreni, un'immagine di un martire sofferente trafitto dalle frecce che però. Lui provoca proprio il piacere sessuale e questo ci dimostra anche non soltanto questa fascinazione nei confronti dello stesso sesso ma anche. Delle turbe legate ad una fascinazione di tipo masochistico e sadomasochistico. Questo libro ci descrive la maturazione, l'evoluzione di una personalità estremamente complessa, di una personalità che fatica a rapportarsi con gli altri, a raccontare agli altri quali tormenti profondi stanno sconvolgendo il proprio animo. Ed è per questo appunto che si parla di confessioni di una maschera. Io avevo già letto altri libri di Yukomishi, ma ve li ho pure consigliati, in particolar modo. Eh, libri come Musica o La voce delle onde che è un romanzo molto più mainstream che è eh, rivolto sicuramente ad un grande pubblico può essere accolto, gradito in maniera molto più semplice, confessioni di una maschera, è invece un romanzo decisamente più complesso, più articolato, più stratificato e eh, mi ha talmente affascinato la lettura di questo romanzo che ho voluto leggere anche un saggio su Mishima che avevo in casa e si tratta di questo, Vita e Morte di Yukio Mishima, scritto da Harry Scott Stokes, che è uno dei biografi appunto dell'autore, fra l'altro un biografo che ha avuto l'opportunità di conoscerlo, di relazionarsi, con lui di incontrarlo anche nel periodo finale della sua vita, quello in cui Yukio Mishima è diventato l'esponente di un partito di estrema destra e che poi appunto ha condotto una serie di scelte che lo hanno portato alla decisione estrema. Eh, molti di voi probabilmente lo sapranno perché Yukio Mishima è un personaggio famosissimo, ma eh, lui ha ehm, posto fine alla sua vita in un modo eclatante con un tentativo di colpo di stato. Dopo aver eh, espresso, dopo aver fatto un discorso pubblico dalla balaustra proprio di questo palazzo, ha poi compiuto il suicidio rituale, il seppuku, attraverso sventramento seguito da decapitazione, che è appunto il, ehm, il suicidio rituale al quale si sottoponevano i samurai. E meglio noto in, in Occidente da noi come Arakiri, ma il termine corretto appunto in giapponese è seppuku. Questo personaggio così eh, eclettico, così egocentrico, narcisista. Un personaggio che eh, è chiaramente molto controverso, viene raccontato in maniera molto dettagliata e precisa, in questa bellissima, bellissima biografia. Yukio Mishima è un autore che non si può non conoscere se si ama la letteratura giapponese. Io tante volte, leggendo sia questa biografia che Confessioni di una maschera, mi ripetevo in mente che per me lui è il Gabriele D'Annunzio nipponico. Gli somiglia per tanti versi, per questa sua eh, fascinazione nei confronti di un certo tipo di letteratura europea, anche eh, di filosofia europea, in particolar modo Nietzsche, per questa sua tendenza all'accentramento, per questa sua anche esasperata esaltazione dell'ego e anche per la componente politica che a un certo punto diventa inestricabile con il concetto di vita inimitabile che lui ha voluto realizzare per se stesso, anche con la scelta di compiere una chiusura eclatante artistica della propria vita. Sicuramente voluta non lasciare al destino niente ma far sì che lui stesso fosse il protagonista della fine della conclusione della sua esistenza L'ultimo libro di cui voglio parlare oggi è invece una rivista. È una rivista bellissima pubblicata da una casa editrice eh, italiana che io amo molto e si tratta di Perborea. Avrete probabilmente già capito, sto parlando dei The Passenger, questa serie di riviste curate appunto dai Perborea che eh, si concentrano sulla descrizione di un certo paese. Questo è il volume The Passenger dedicato al Giappone. Di cosa si tratta? È una raccolta di reportage in chiesa articoli curiosità sul paese. Argomento, e appunto, qui il Giappone ci offre tantissimi spunti. Si parla del sumo, si parla di abitare nei mono giapponesi, si parla del cambio generazionale. Si parla c'è cioè una bellissima inchiesta iniziale dedicata allo tsunami famoso, quello di pochissimi anni fa, e di alcune conseguenze devastanti dal punto di vista sociale e anche culturale. Una bellissima inchiesta molto toccante sulla. Presenza degli spiriti che infestano questi luoghi, quindi bisogna essere di ampie vedute per accostarsi a questo tipo di letture. Ci sono poi degli articoli simpaticissimi, per esempio, ce n'è uno sul washlet. Sapete il bidet, il gabinetto bidet giapponese che comprende tutto, il tutto e di più. E poi eh, si parla del, dei pendolari in Giappone, di come, di come cambiano eh, le famiglie. Ci sono dei bellissimi. Corredi eh, fotografici che ci raccontano la società giapponese, come cambia, eh, come si evolve, i trasporti, la cultura, quello che, che indica e quello che significa: si parla di musica, si parla di cinematografia, davvero è una manna, è un um, ci si Fonda, eh. Se amate il Giappone, qui dentro troverete tantissimi articoli super interessanti. Io l'ho letto nel corso del mese, un articolo alla volta, proprio come si fa con una rivista, e l'ho trovato super super interessante quindi non posso far altro che consigliarvelo. Con il video di oggi io ho terminato. Vi ho raccontato le mie ultime letture giapponesi. Fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri. Fatemi sapere se avete in lettura altri titoli giapponesi e consigliatemeli perché io sono sempre molto recettiva per quanto riguarda le novità, ma anche le grandi tradizioni che provengono da questo paese per il quale. Provo una grande, grande fascinazione. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me fino alla fine del video. Noi ci vediamo presto, in settimana, qui sul canale. Ciao!